Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Questo è un video haul dedicato a Kiko. Sono degli acquisti che ho fatto da Kiko sia in negozio sia online per varie diverse promozioni. Inizialmente Kiko ha messo delle promozioni sui prodotti in gamma permanente, tipo la cipria l'ha messa a 5,90 euro invece che a 12,90 euro, i bronzer, le matite per le sopracciglia, quella che uso io, scusate, insomma varie cose. Poi sono andata un'altra volta in negozio al centro commerciale Campania e ho trovato dei prodotti, delle vecchissime edizioni limitate in sconto, i colori che volevo io, quindi ora vi faccio vedere. Allora, la prima volta che sono andata da Kiko è perché avevo messo a punto la cipria, la Radiant Fusion, quella cotta, la Baked Powder in offerta, quindi sono andata in negozio per comprarmela. Io volevo la 02, però non c'era, c'era la 01, quindi io l'ho acquistata lo stesso sull'onda del oh mio Dio, non ne trovo più, non la troverò più la 02, e quindi mi sono comprata la 01, che comunque sembra molto molto chiara rispetto al mio colore, però per il contorno occhi, per andarla ad illuminare, non è male. Come vedete, poi si va abbastanza ad uniformare all'incarnato, quindi mi sono presa questa a 5,90 euro. Successivamente, poi, però, ho fatto un ordine online perché non mi ricordo per quale motivo, forse per Halloween, avevano messo il 20% di sconto, se non sbaglio, e quindi ho voluto acquistare delle cose che comunque mi sì, avevano messo il 20% di sconto per Halloween, se non sbaglio, e quindi ho fatto un piccolo ordine e ho comprato delle cose che mi servivano. Quindi ho approfittato del fatto che non solo c'è il 20% di sconto, ma che ancora c'erano alcuni prodotti della gamma permanente scontati. Infatti ho preso l'Eyebrow Sculpt, che è la matita che io uso per sopracciglia e che adoro, la 01, che era a 3,90 euro, e quindi mi sono presa una scorta. Ho trovato la Radiant Fusion, quindi la cipria cotta, la numero 02, quindi il colore perfetto per il mio incarnato, che è questa. Ora ve la faccio vedere vicino alla 01, che quella comunque l'ho provata anche. Vedete, questa è leggermente più giallina rispetto all'altra. Comunque vanno bene uguale. Cioè, una magari la userò solo per il contorno occhi, per andare ad illuminare di più il contorno occhi. Poi ho preso il Flawless Fusion Bronzer Powder. Di questo colore io me ne ero innamorata in una maniera assurda, che è la 05, e mi sembra che sia chiamato Biscotto. Ed è questo bronzer bellissimo, che non è né troppo caldo e né troppo freddo, è un colore neutro. E mi era piaciuto e me lo sono voluto comprare perché anche questo stava a 5,90 euro rispetto ai 12,90 euro. In più c'avevo il 20% su tutto, quindi. Poi ho comprato il gel fissante per sopracciglia perché sapete che quello che ho non mi piace, e ho sentito parlare benissimo di questo di Kiko ed era in offerta, se non sbaglio. No, forse questo non era in offerta, forse questo stava a 7,20 euro, però io avevo comunque il 20% di sconto e me lo sono preso. Poi mi sono presa un altro prodotto che io amavo tantissimo, lo puntavo da quando era uscito, però ogni volta lo swatchavo e non me lo compravo perché dicevo no, ne ho tanti di blush, non vale la pena, però io mi ero innamorata di questo colore ed è uno dei blushini, questi qui nel nuovo packaging, ed è lui, il numero 05, che se non sbaglio viene chiamato Marsala, che secondo me è il più bel colore che c'è della gamma. Ha queste tonalità molto su, questo è proprio un malva, questo è un malva chiaro e questo è un rosa miscelati, secondo me sono bellissimi. Io l'avevo swatchato una marea di volte e me ne ero innamorata. Questo stava ad 8,90 euro, però col 20%. E poi ovviamente mi sono presa un Maxi Mood mascara perché
Io sto portando avanti la teoria, Kiko, rimetticelo, c'è cioè la campagna, Kiko, lasciacelo in permanente. Scusate se cambia la luce, ma qui oggi il tempo va, viene, piove, diluvia, esce il sole, l'arcobaleno, ripiove, non si capisce nulla. Forse così si vede meglio il trucco che ho fatto oggi, anche il mio brufolo. Comunque, e mi sono comprata un altro Maxi Mood mascara che io quando andranno in saldo me ne farò una scorta pazzesca. E quindi questo è stato l'ordine che ho fatto sul sito di Kiko proprio per questo sconto. Poi sono andata al centro commerciale Campania girandola così giusto per dare un'occhiata alle nuove uscite di Kiko che ha rifatto un po' tutta la gamma permanente dei quello da boltaccio come si chiamavano quelli là i rossetti che sono tinte che però dall'altro lato hanno il lucido e i stilo non ricordo comunque stavo guardando quelle cose lì che sono uscite e girando nelle collezioni limitate ho trovato i Mirage, Lip Stilo, quelli là della collezione che era uscita, era uscita e io mi ero innamorata di una colorazione della numero 11, che però non ho mai trovato. Trovavo il tester, ma non trovavo poi il rossetto e quindi l'ho trovato e me le sono prese perché costavano, ma forse 5 euro, non lo so. Comunque le ho volute prendere quindi. Questa è il Mirage Stilo nella colorazione 11, a parte il packaging che è bellissimo ed è magnetico, io con questi packaging ci passerei le ore così. Questo è il colore, ecco che è riuscito il sole e non si vede nulla. Comunque questo è il colore, sono molto molto cremosi, sono bellissimi, non vedo l'ora di provarli. Io ancora non l'ho provato perché questo applicatore non piace a tutte, io non ho problemi nell'applicazione del rossetto, poi perché ho le labbra ben disegnate già di mio, quindi non ho problemi. E poi onestamente quest'altro colore io non l'avevo mai visto, l'ho swatchato, mi è piaciuto e me lo sono preso, è il numero 16. Non mi chiedete come si chiamano i colori perché ovviamente non ne ho la minima idea. Ed è questo. Ed è un bellissimo color borgogna, diciamo, però con questo effetto lucidino, con questo effetto un po' sheer che onestamente non mi dispiace affatto. E quindi mi sono voluta prendere anche questi due rossetti. Io lo so, ragazze, che sto andando velocissima, ma ho veramente una marea di video da registrare. E se non faccio così, scusatemi, sto prendendo le salviettine. E se non faccio così, veramente non so se riuscirò mai a registrare questi video. Quindi sto andando molto veloce. Questi rossetti comunque tingono anche un poco, eh. Ora li ho swatchati e ora già sto finendo per toglierli. E niente, quindi questo è sono tutti i miei acquisti da Kiko dell'ultimo periodo. Stiamo parlando di un mesetto a questa parte. Io spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se anche voi avete provato questi prodotti, come vi trovate anche con quei rossetti. Perché ho visto dei video dove se ne parlava bene, però ovviamente un conto è provarli di persona, io ancora non li ho provati. E niente, io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!